affrontando e superando dubbi e difficoltà, uomini lungimiranti e coraggiosi più che mai, condottieri e capitani, con soldati e marinai, tutti quanti sostenuti dalla ferrea volontà di esplorare nuove terre navigando un po' più in là. Imbarchiamoci per un grande viaggio, sali a bordo che si parte già. Lungo il viaggio scopriremo continenti e civiltà, incredibili e bellissime città. Soffia il vento, soffia nelle vele delle navi. Oh, 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 oh. Imbarchiamoci per un grande viaggio, sali a bordo, manchi solo tu. Lungo il viaggio scopriremo continenti e civiltà, incredibili e bellissime città. Imbarchiamoci per un grande viaggio, soffia il vento, soffia nelle vele delle navi. Oh, 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 oh. L'Africa. A partire dal XV secolo, gli europei organizzano una rete di basi commerciali lungo le coste di questo continente, i cui nomi ricordano le merci trattate. Costa d'Oro? Costa d'Avorio? Avanti! Forza! Muoversi, muoversi! Costa degli schiavi? Sì! Ma l'interno dell'Africa rimane un mistero per l'uomo bianco. La giungla, il clima, le febbri tropicali, a volte l'ostilità degli indigeni, gli insetti. Gli animali feroci rappresentano dei pericoli e degli ostacoli, spesso insormontabili. I progressi del 1800 offriranno agli europei gli strumenti per esplorare l'Africa. In Inghilterra, Sir Joseph Bex fonda l'Associazione per la scoperta dell'Africa. Tutt'oggi non conosciamo un terzo delle terre abitate, soprattutto in Africa. È tutta da scoprire. È nostro dovere di uomini di scienza togliere il velo a questi territori. L'Associazione finanzierà le prime spedizioni verso l'interno del continente africano. Lo scozzese Mungo Park raggiunge il Niger. Ma il fiume avrà la meglio sull'esploratore. Il francese René Caillé, dopo aver imparato l'arabo e il Corano, parte alla volta del Senegal spacciandosi per un pellegrino. Sarà proprio lui il primo europeo a visitare la leggendaria città di Timbuktu, che sorge in mezzo al deserto. Sarà un periodo contrassegnato da grandi esploratori, ma forse più straordinario di tutti sarà uno scozzese, David Livingstone. All'età di 26 anni, dopo aver terminato gli studi di medicina e teologia, si trasferisce nell'Africa australe. Qui fonderà una missione a nord di Kuruman e si sposerà con la figlia di un missionario del luogo. La saggezza dell'uomo è un dono del Signore. Ecco. Ma i boeri che lottano contro gli inglesi non vedono di buon occhio la missione. Dobbiamo andarcene via da qui. La traversata del deserto del Kalahari sarà difficoltosa. Aiuto! L'hai scampata bella, eh? Ed era soltanto l'inizio. Siamo giunti al lago Ngami.
siamo i primi ad ammirare questa meraviglia. Ah, i primi! Che bellezza, siamo i primi! Proseguire sarebbe troppo pericoloso per i bambini. È meglio se li riaccompagni in Inghilterra. Vi accompagno fino a Città del Capo. Separato dai suoi cari, Livingstone effettua il suo primo grande viaggio. Era l'ultimo mulo. Gli animali europei sono particolarmente vulnerabili alla malattia del sonno provocata dalla mosca tsetse. Il fiume Zambesi, bisogna attraversarlo. Forza! Santo cielo, speriamo di farcela. Ecco, ci siamo quasi. Ma da dove spuntano? Chi sono quelli? Cosa? Un convoglio di schiavi? Ma è proibito! Dobbiamo aiutare quei poveracci. Vai a prendere i razzi da segnalazione. Che succede? Ma che cosa? Che razza di scherzo è questo? Niente paura! Ci hanno incatenati e poi ci hanno picchiati. Tu invece ci liberi e ci dai da mangiare. Come ti chiami? Sono il dottor Livingstone. Arrivo da lontano, dall'Inghilterra, un paese che si trova oltre il mare. Ci hai salvato la vita, sei nostro amico. Noi siamo i Makololo e questa è la nostra terra. Vieni con noi, dottor Livingstone. Il nostro re sarà felice di conoscerti. Siamo qui! Siamo tornati! Siamo liberi! Un babbo de babbo de babbo de 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 ecco, re, questo è l'uomo che ci ha salvato dai mercanti di schiavi. Io sono Sekeletu, il re della tribù dei Makololo. Hai aiutato il mio popolo, vorrei fare qualcosa per sdebitarmi. Hai qualche desiderio? Desidero conoscere questo paese, i suoi fiumi, le sue montagne, per tracciare delle strade, portarvi la nostra civiltà, mettere un freno alla schiavitù. Vorrei trovare una strada che porti all'oceano. L'oceano è un mare grande, mille volte i vostri laghi, e questo porterà dei vantaggi, dei grandi vantaggi al tuo popolo. Mi hai convinto, ti darò dei viveri e una scorta di guerrieri. Livingstone impiegherà 7 mesi per fare 2000 chilometri che lo separano da Luanda, la capitale dell'Angola portoghese. Eh? Oh no! 5 sono i fiumi che dovrà attraversare e il viaggio si rivelerà molto duro. Ad ogni tappa lo attende una difficoltà. Finalmente raggiunge Luanda. Chi sono quei pidocchiosi? Non ne posso più di dissenteria, malaria, coccodrilli. Un ospedale. Eh già, e ne ha proprio bisogno. Oh.
E dopo 3 mesi di meritato riposo? Ma dove... dove mi trovo? Oh no, quanto tempo ho perso! Buongiorno, padrone. Ho preso una grande decisione. Ho pensato che potremmo attraversare l'Africa da una parte all'altra. Oh. In canoa sarà più facile. Prima però dobbiamo tornare dal re dei Makololo. Voglio attraversare l'Africa da un mare all'altro, da ponente a levante. Ti occorrono molti uomini e parecchio avorio per pagare i diritti di transito, ma posso Grazie. Accontentarti. Il re dei Makololo mantenne la promessa e fornì a Livingstone un folto seguito di uomini, preziosa merce di scambio e numerose canoe. I nostri amici iniziarono così a risalire il fiume Zambesi. Mosi o Atunia, il fumo che tuona! Una cascata! È enorme! Presto, fermiamoci sulla riva! Oh, oh, oh. Coraggio, seguitemi! In onore della nostra regina, queste cascate si chiameranno Vittoria. Che caldo. Forza, riprendiamo il viaggio. Tanti di schiavi hanno fatto una razzia. Ongonai. Vuole essere pagato, altrimenti non fa passare. Ah sì, portate un po' d'avorio. Voglio anche Boom Boom. No. Ecco, tieni, un regalo per te. In marcia, andiamo. Che cos'è? Fammi vedere. Dopo 8 lunghi mesi, stremato, Livingstone arriva a Keliman, sulla costa orientale. È il primo europeo ad aver attraversato l'Africa da ovest a est. Dopo 15 anni di assenza, l'Inghilterra lo proclama eroe nazionale. Livingstone è tornato a Londra! Livingstone è tornato a Londra! Per un giusto sviluppo di queste terre, per godere delle ricchezze dell'Africa e debellare la schiavitù, l'unico modo è portare nel continente la civiltà, il cristianesimo e il commercio. Promosso console dell'Africa dell'Est, Livingstone vi ritorna con il compito di scoprire una via navigabile sullo Zambesi. Oh, che meraviglia! Oh no, si procede troppo lentamente. Sono paesaggi tanto belli. È davvero un continente eccezionale. Questa barca non va, non è adatta al nostro scopo. Mi fanno male.
vedi? L'ora di tornare a casa. Bella. È un dono del governo britannico. È l'ultimo ritrovato della tecnica. Filerà tutto liscio, vedrete. Il suo ottimismo verrà deluso dalla realtà dei fatti. Ecco fatto, niente paura, è in salvo adesso. Ecco a che cosa servono i ritrovati della tecnica. Livingston scopre le bellezze del lago Nyassa. No, l'Africa non fa per voi. Siete duro nei giudizi, dottor Livingston. Londra continua a mandarmi degli smidollati, capitano. Purtroppo è così. Ne ho abbastanza, preferisco proseguire da solo, insieme ai miei portatori e ai bufali. Vorremmo tanto accompagnarti nel tuo viaggio, ma ormai siamo diventati vecchi e stanchi. Se vuoi, verranno con te i nostri figli, Susie e Chuma. Ehi, va tutto bene? Allora, procediamo. Livingston scompare nella giungla senza lasciare traccia. L'Europa si preoccupa per il suo eroe, ma a dare inizio alle ricerche sarà un giornale americano. Buongiorno. Buongiorno. Signor Stanley, se c'è qualcuno in grado di ritrovare il dottor Livingston, quello siete voi. Sarà lo scoop del secolo. Sarà una bella impresa, signor Bennett. Difficile e cara. Uso dei metodi diversi da Livingston. Avrete tutto quello che vorrete, signor Stanley. Non preoccupatevi. Il nostro obiettivo è rintracciare Livingston e al più presto. Non intendo tollerare perdite di tempo e i disertori saranno puniti severamente. Sono stato abbastanza chiaro? Ah, certo, chiarissimo, capo. Hai sentito che cosa ha detto il capo, eh? Noi niamuesi siamo ottimi portatori. Nessuno si è mai lamentato. Sì, a Ugigi, i miei uomini hanno sentito parlare della sua presenza proprio là. È a 100 chilometri da qui. È un cammino imperno. Odanga! Andiamo via di qui! Gli elefanti ci hanno aperto la strada. Andiamo! Nonostante l'enorme impiego di forze, rintracciare Livingston si rivelò un'impresa davvero ardua per il povero Stanley. Ma giungo Gwemba Vabbi! Quenda qua tabora! Queni quenda qua tabora! Uro qua yamatele tele! Sono giovani e forti! E in ottima salute! Cerco un dottore bianco, sapete dove posso trovarlo? A Ugigi c'è un anziano con la barba bianca. A Ugigi le informazioni erano giuste. Un viaggio di 500 chilometri. Su, forza, si riparte. In piedi, si prosegue. Gli uomini sono troppo stanchi, capo. Un po' di riposo gli farà bene. Ho detto bene? Sì, siamo stanchi, vogliamo riposare. Prima dobbiamo trovare Livingston. Poi riposerete e ci sarà una ricompensa per tutti voi. Ma per il momento bisogna proseguire con maggior lena. Finalmente giungono a Ugigi. Dammi qua. Tieni. Fate bene attenzione, state per assistere a un incontro che passerà alla storia. Il dottor Livingston, vero? Sì, sono proprio io. Ah.
Dottore, sono felice di stringervi la mano. E io la vostra. Vedo che viaggiate in grande stile. Non mi posso lamentare. In Europa sono tutti in pensiero per voi, lo sapevate, dottore? Era ora. Tra due settimane avrei finito tutte le provviste. E adesso, caro dottore, possiamo fare il viaggio di ritorno insieme. Ma quale ritorno? Ho il compito di accompagnarvi in Inghilterra. Quando vorrò rientrare in Inghilterra, lo farò senza l'aiuto di nessuno. E va bene, vuol dire che se volete restare, nessuno può obbligarvi. Aspettate, ho una cosa da darvi. Questi sono gli appunti di questi ultimi anni. Così, se mi succederà qualcosa, non andranno perduti. Perché non volete tornare insieme a me? Voi mi avete ridato forza e speranza, giovanotto, e il mio posto è qui. E poi mi restano da localizzare le sorgenti del Nilo. Su, coraggio, ragazzi, si parte! Ai, 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 che dolore. Ma le sue condizioni non gli permetteranno di andare lontano. Vai. Purtroppo in piena stagione delle piogge. Copriamolo. Ecco. Accoglimi, signore. Oh. Stanley prende il posto di Livingston e organizza la spedizione più imponente che l'Africa abbia mai conosciuto. 8 tonnellate di attrezzature e 360 portatori. In seguito inizia a esplorare il Congo. Se non sbaglio, questo è il fiume Lualaba e si getta nel Congo. Molti uomini hanno desistito e la meta è ancora lontana. Con il Lady Alice il viaggio sarà semplice, poi ci darà una mano tipo tip. Come fai a fidarti di quel mercante di schiavi? Finché c'è lui, i portatori resteranno. Forza, sali! Stanley non era meno risoluto di Livingston e voleva continuare l'esplorazione delle terre africane ad ogni costo. Più veloci, più veloci! Presto a muoversi! Che razza di scansafatiche andiamo! Il fiume si placa, ma sono alle porte nuovi problemi. Ah, troviamo il riparo! Presto! Hanno paura di noi, è la prima volta che vedono un uomo bianco. Adesso avranno un motivo per aver paura di noi. Sparate al mio ordine. Fuoco! Stanley seminerà il terrore per continuare la navigazione sul Congo e si guadagnerà l'appellativo di Bula Matari, ovvero spaccatore di rocce. Così imparano ad ostacolarci il cammino. Il viaggio prosegue fino a Boma, una cittadina sull'Oceano Atlantico. Oh, wow. Che bella questa vetrina. Sì. Oh, come siete vestiti bene. Siamo stanchi, molto stanchi. Veniamo da Zanzibar. 999 giorni per raggiungere l'Atlantico. In seguito alle nuove esplorazioni, l'Africa svela delle ricchezze che verranno contese da tutta Europa. Sono arrivato io per primo, ma insomma, non lasciami passare, insomma! Queste terre sono mie, capito? Sono tutti fanno a gara a chi riesce a piantare la sua bandiera per primo. No. Stanley ritorna nel Congo e fonda il Congo belga. Camerun, un britannico, darà il suo nome al Camerun. Pierre de Brazza fonderà Brazzaville.
Ebbene sì, tutti gli esploratori amano immortalare i loro nomi e l'Africa verrà sfruttata in un modo ben diverso dal sogno di civilizzazione di Livingstone. Ah, l'Africa! Un continente una volta così misterioso. Quanti uomini hanno scritto il libro dell'umanità, affrontando e superando dubbi e difficoltà. Uomini lungimiranti e coraggiosi più che mai, condottieri e capitani, con soldati e marinai.